461 dei deputati Cozzolino ed altri, concernente elementi in ordine ai risparmi attesi dal processo di revisione della spesa pubblica. Chiedo alla deputata Roberta Lombardi se intende illustrare l'interpellanza di cui è cofirmataria o si riservi di intervenire in sede di replica. Illustra, prego. Grazie Presidente. Signor Sottosegretario, prima di procedere all'illustrazione di questa interpellanza, vorrei sottolineare che in questo atto di sindacato ispettivo noi del Movimento 5 Stelle abbiamo potuto far ben poco, perché ci siamo limitati a porre due quesiti che chiudono l'interpellanza, ma il corpo di questa, tutte le premesse di cui si compone, sono farina del sacco del Governo praticamente, non sono altro che le tante troppe e purtroppo per ora solo parole che sono state pronunciate da molteplici esponenti del governo, appunto, in tema di spending review dal 12 marzo scorso praticamente fino a ieri. Questa interpellanza, come in un mosaico, non fa che ricomporre tutte le tessere, mettendole in un ordine cronologico. Purtroppo il disegno che ne viene fuori è un punto interrogativo gigante che denota una clamorosa e preoccupante confusione da parte del governo. Partiamo dunque dalla giornata del 12 marzo, quel mercoledì che molti avevano ribattezzato preventivamente mercoledì da Leoni, in vista del fantasmagorico Consiglio dei Ministri del Governo Renzi, che a giudicare dalle anticipazioni avrebbe dovuto fare fuoco e fiamme. E invece a noi pare che si sia limitato a fare molto fumo, fumo nero come quello che esce dal conclave quando il Papa ancora non si è eletto il Papa. Prima di questo Consiglio dei Ministri, un paio d'ore prima, un signore si è recato in Senato, in Commissione bilancio, per svolgere un'audizione. Ora, questo signore non è un signore qualsiasi, è Carlo Cottarelli, commissario del Governo per la revisione della spesa pubblica. E in Senato, prima i componenti della Commissione bilancio e poi i giornalisti fuori, dichiara in merito ai risparmi attesi per il 2014 e per il triennio fino al 2016 quanto segue, cito l'ANSA. Credo che sui 3 miliardi di spesa, di 3 miliardi si possa fare, ma dipende da quanto si comincia. Se le misure fossero state avviate da inizio anno, il risparmio sarebbe stato intorno ai 7 miliardi, ma la stima è di 18 miliardi per un triennio, quindi 2015 e di 34 per il 2016. Dunque, per il commissario alla spending review, la previsione per il 2014 è di 3 miliardi trattabili, ovviamente al ribasso. Nello stesso giorno, intorno alle 17, il Presidente del Consiglio dei Ministri, Matteo Renzi, scende nella sala stampa di Palazzo Chigi e si appresta ad illustrare i provvedimenti con tanto di slide assunti in Consiglio dei Ministri. Una conferenza stampa alla quale, se dovessimo dare un titolo, dovremmo andare a prestito da una vecchia pubblicità di successo che diceva potevamo stupirvi con effetti speciali e infatti lo stiamo facendo perché in concreto in mano ci abbiamo ben poco. Il Presidente del Consiglio, nel pronunciare il discorso del pesce rosso, dichiara che i risparmi attesi dalla spending review per il 2014 sono 7. Quindi tra Cottarelli nel pomeriggio e Renzi in prima serata ballano circa 4 miliardi di euro. E niente male, visto che teoricamente queste risorse servirebbero ad andare a coprire spese certe, quindi coperture finanziarie di future spese certe. Fin dal giorno seguente, poi, gli esponenti del governo che intervengono sul tema forniscono un diluvio di cifre, ovviamente ognuna rigorosamente diversa dalle altre. Limitandoci a una sintesi di quelle più significative, il 14 di marzo il sottosegretario Baretta dichiara in un'intervista: Cottarelli prevede di recuperare 34 miliardi di euro in 3 anni, quest'anno saranno dai 5 ai 7. E poi prosegue: anche noi facciamo i conti sui 3 che aveva precedentemente il giorno prima, infatti, annunciato Cottarelli, per quanto, prosegue Baretta, ovviamente speriamo che siano di più. Dunque, il sottosegretario, che pure in tema di bilancio è persona obiettivamente autorevole, come dimostrano i suoi trascorsi delle precedenti legislature in commissione bilancio qui alla Camera, da un lato dice una cosa diversa da quella detta da Cottarelli, e i 3 miliardi a scendere diventano tra i 5 e i 7, e dall'altro introduce la categoria della speranza nell'ambito dei conti pubblici e della revisione della spesa. Fantastico. Tra il 15 e il 16 di marzo molti quotidiani escono con anticipazioni non ufficiali sui tagli che colpiranno le forze dell'ordine, su quelli che si spera colpiranno gli F-35 e più in generale tutte le forze armate e via di questo passo.
Essendo quanto sopra estremamente preoccupante, poiché almeno per quanto attiene le dichiarazioni pubbliche del Presidente del Consiglio e di altri esponenti di governo, i risparmi ottenuti dal processo di revisione della spesa per quest'anno, per il 2014 e per i seguenti, dovrebbero essere utilizzati come copertura finanziaria di rilevanti provvedimenti di politica economica che il governo ha annunciato di voler varare ma che ancora ad oggi non abbiamo visto, le chiedo quale sia il dato tra i tanti forniti in questi giorni, ufficiale e certo, che il governo conta di ottenere in merito ai risparmi attesi per l'anno 2014 dal processo di revisione della spesa, utilizzabili quindi come copertura finanziaria di spese certe, annunciate dal Presidente del Consiglio dei Ministri nella conferenza stampa del 12 marzo scorso. E in più le chiedo se i risparmi attesi da questo processo di revisione della spesa nei saldi per il triennio 2014-2016 dal piano elaborato dal commissario Cottarelli siano da considerarsi aggiuntivi ai 14,8 miliardi già accantonati a seguito di norme di legge in vigore, che andavano a offrire coperture appunto per norme di legge già in vigore del precedente governo. Sottosegretario, con la sua risposta la pregherei anche di farci quel disegnino che ci chiarisca le idee su quanti soldi ad oggi il governo ufficialmente conta di ottenere dalla spending review e che ritiene di utilizzare come copertura finanziaria per i prossimi provvedimenti. Quel disegnino che il presidente Renzi, con diciamo quella potremmo dire spocchia che lo contraddistingue, aveva annunciato un mio collega nel corso della sua informativa. In attesa di quel disegnino, io per il Movimento 5 Stelle faccio idealmente dono a lei e al Presidente Renzi di un altro disegno. La vignetta di Giannelli, pubblicata ieri dal Corriere della Sera, in quella vignetta c'è Renzi travestito da Mandrake, che rivolgendosi a un perplesso Lothar con le sembianze di Padoan, gli dice «Stai tranquillo, tanto le coperture le troviamo». La ringrazio. Adesso il sottosegretario.